Ciao ciurma, io sono Mazzetest e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Andiamo a dormire! No, Mindtest. Mentre questo caro bimbo decide di dormire. Vuoi dormire? Comunque, mentre voi non mi avete visto, ho nerdato un sacco di ore. Beh, un sacco, però credo 2 o 3 ore per trovare Mithril a sufficienza per poter fare il blocco di Mithril che ci serviva. Per terminare il nostro carissimo prospector. Ce ne servivano 9, quindi 7 e altri 2. Non vorrei mai cuocerne un pezzo in più che magari non mi serve. E tra l'altro ce n'è avanzato anche un pochettino, perché sono andato a scavare massivamente. Tra l'altro, come potete vedere, mi sono fatto un altro mining drill, quello MK2, in modo da utilizzare uno con 3 blocchi di profondità. Faccio 3 blocchi, 3 blocchi, così ho il passaggio per 2. E se per caso c'è qualcosa di lato da togliere, non utilizzo il piccone per cui ci metto molto più tempo, uso questo che lo rimuove istantaneamente. E che fine hanno fatto? Ah, ok, sono qua. Perfetto, quindi noi possiamo andare a costruire il nostro blocco di Mithril e andare a fare finalmente il nostro prospector. E adesso vi farò anche vedere un attimo come funziona il nostro prospector, perché a parte utilizzare un fracco di energia, per cui presto avremo bisogno di passare al light voltage, insomma, oltre a utilizzare un sacco di energia, è molto utile perché ci serve per trovare i minerali, per scoprire se c'è quel determinato minerale nella zona che noi stiamo scandagliando in pratica. Qua ci metterà delle ere geologiche. Dobbiamo fare troppo un autocrafting dei solar panel. Assolutamente, assolutamente. Ma quello ci richiederà un discreto lavoro. Davvero, perché è una roba. Vabbè, intanto andiamo a mangiare due cosette. Perché mi sono preso un po' di danno, dopo vi farò vedere, precipitando in una miniera. E quindi andiamo a raccogliere qualche bacco. Non raccogliamo queste che ce n'è di più. Non sfamano molto, ma se non altro sono facilmente moltiplicabili. Ah, ok, no, ero strasazio. Vabbè, vediamo se riesco a moltiplicare qualcuno di cui magari questi. Niente. E questi magari? Ho solo sfasciato l'erba. Mannaggia, mannaggia. Mannaggia, mannaggia. Comunque, detto questo. Ah, speriamo che il chunk fosse caricato, altrimenti siamo un po' nei guai. Qua su Mindtest, tra l'altro, ho notato che i chunk sono molto più piccoli rispetto a Minecraft. A mio parere. Beh, carico metà. Che facciamo? Aspettiamo un po'. Vabbè, intanto inizio a spiegarvi un attimo come funziona. In attimo. Quante volte dico un attimo? No. Comunque, allora, il prospector in pratica viene sintonizzato su un tipo di blocco. Per esempio, io posso sintonizzarlo sulla cobblestone piuttosto che sulla dirt, eccetera, eccetera, con il destro. E poi gli si può impostare l'ampiezza del cerchio, del raggio in cui deve cercare, no? Lui ha di base un 3x3, cioè così, per 7 di profondità, ma si può aumentare a 14 o 21 di profondità e anche di grandezza si può aumentare da 3x3 a 4x4 o 5x5, mi pare. Comunque, più spazio si analizza, più è la percentuale di fallimento, più alta è la percentuale di fallimento, cioè che possa dare un falso positivo. E più alto sarà il tasso di energia che sarà consumato. Il problema per questo è che noi abbiamo bisogno di un blocco non minato, insomma, di quel tipo di minerale, per sintonizzarlo su quel tipo di minerale. Il problema è che inizialmente volevo spostarmeli quei blocchi, solo che come potete ben sapere non sono spostabili i blocchi, o li mini o non li mini, nel senso o li rompi o non li rompi. Puoi spostarli con dei pistoni, ma voglio vedervi a spostare con un pistone da almeno 250 fino a qua, quell'affare là, cioè un blocco di
Dimitril, per esempio, no? Quindi suppongo che la soluzione migliore per ora è di fare dei vari travel pad, dei receiver pad da mettere davanti ai vari minerali, no? Per cui se per caso avessimo bisogno di sintonizzarlo su quel tipo di minerale, noi ce l'abbiamo, no? E quindi possiamo teletrasportarci là e andare a sintonizzarlo su quello. Quindi io andrei adesso a farmi un po' di questi, cioè possiamo farceli, tanto abbiamo un sacco di roba qua. Adesso vi faccio un po' vedere come funziona anche il nostro caro prospector. Allora, andiamo qua, scraftiamo sì, tre di questi e quattro di quelli. E ci facciamo un po' di travel pad, vediamo quanti ce ne vengono. 9, beh, 9 secondo me sono un po' troppi. Facciamone 6. Sì, dai, 6 sono sufficienti. Tanto una volta settato, poi comunque si può riutilizzare, no? Sì, adesso è tutto in disordine. Tanto la cesta ci pensa da sola a mettere tutto a posto. Tra l'altro, non mi ricordo il comando per resettare quello. Vabbè, comunque, adesso vi faccio un esempio. Vabbè, qua facciamo con la dirt, per esempio, cliccando col destro. Qua ci dice no target set, cioè qua ci mostra quello che era in precedenza su cosa era selezionato. Qua ci dice puoi selezionare questo qua, Dirt with Grass. Se metti set da target inizia, cioè memorizza quel blocco. Poi c'è la regione che ha, ecco, un 1x1, un 3x3 o un 7x7, io consiglio 3x3. E la profondità 7, 14, 21, io farei un 21, diciamo. Adesso però il Dirt with Grass non ci interessa, anche perché ci darà un sacco di positivi qua, no? Io direi che possiamo andare direttamente in miniera a vedere. Deep Mine. Eccoci qua. Allora, innanzitutto mi sono espanso un pochettino e sono andato di qua, dove ho trovato gli ultimi pezzi di Mithril. Tra l'altro qua mettiamo un po' di cobblestone per evitare di finire là per terra. Ecco. Ecco, non voglio dover saltare. Siccome ne sono accorto dopo, cioè ho sbagliato perché sono tipo sceso di un blocco. Non so per quale stranissima ragione, ma l'ho fatto e quindi non abbiatemene male. Allora, qua si scende, di qua sono precipitato facendomi quel male cane. Infatti c'era la mia ragazza che diceva no, non buttarti, ti prego! E io l'ho fatto lo stesso. No, in realtà mi sono inciampato, stavo cercando di mettere della gravel, vabbè. Comunque, per esempio, questo è copper, no? Vabbè, ma quello non è tanto interessante, il copper, perché tanto di copper ce ne abbiamo un sacco e non è difficile da trovare. Per ora io lo setterei sul mithril, se lo trovassimo. Questo è silver, che è già una buona cosa. Set target. Adesso però gli mettiamo un 3x3 e un 21 di profondità, ok? Va bene, adesso per esempio proviamo in questa direzione, no? Io faccio così, clicco col sinistro e mi dice in questa zona non c'è silver, completamente assente. Quindi noi possiamo continuare a scavare, no? Vediamo qua, è assente. 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 Cioè assente praticamente da tutte le parti. Ma infatti il silver è un materiale abbastanza raro da trovare. Qua adesso magari mettiamoci un travel pad che settiamo come silver. E quello non lo scaviamo perché altrimenti non abbiamo più il modo per settarlo su silver. Il silver, tra l'altro, è un minerale che ci servirà un sacco perché se dobbiamo fare i solar panel, il silver serve un sacco per i solar panel. Quindi, allora, io andrei a mettere un teleport pad qua davanti, che poi non si chiama teleport pad ma si chiama receiver pad qua, e no, non ne voglio mettere un altro, scusami, ridammelo, perfetto. E qua devo fare tipo TP7 silver, no, era 7 silver. Uff, qual era il comando adesso?
Silver, così forse. No, TP non è un... aspetta, facciamo così, help. Allocate clear object, set home, sphere, rotate, B, pulverize, unmarked, expose, inspect. Aspetta, andiamo con ordine allora. Allocate, no, clear objects, no, copy, no, cylinder, no, dome, no, fixed pose, no, flip, fix light, no, flip, no, hide, no, highlight, no, hold, no, low dome, hollow sphere, inspect, load, lua, lua, transform, mark, move, MT scheme, create, MT scheme, place, MT orient, B, forse era, no, B è quello di, pose 1, pose 2, pyramid, replace, reset, restore, rotate, save, scale, set forse, no, quella di dell'altro, suppress, transpose, unmark, wall mode, password, give me, grant, help home, kick me, mods, message, briefs, no! Stupida mosca, ci sono anche delle mosche che ci danno fastidio in questo episodio, ma io non lo so, ma non lo so. Però rimasti, grant, pulverize, revoke, rollback, set home, set password, shutdown, spawn entity, status, teleport forse. TP7, eccolo qua, TP7, tutto attaccato era. TP7, allora, TP7, silver, così. Ok, perfetto, adesso quel silver là ce lo teniamo, ecco, stavo già per scavarlo. E andiamo oltre a cercare degli altri minerali. Qua sotto ho anche notato dell'oro, c'era. Ecco qua, infatti, questo è dell'oro. Infatti, se mettiamo questo, vedi, gold ore. Allora, io adesso questo lo posso anche scavare e metterò un travel pad qua. Ancora questo travel pad, un receiver pad. Allora, questo... così, vabbè. Mettiamo questo receiver pad e facciamo adesso, mi ricordo, TP7 gold. Così adesso quando stupido, TP7 gold senza virgolette. Ok, perfetto. Quella roba là, vabbè, il ferro ne abbiamo un sacco in giro, quindi per ora non andrei a prendere. Qua c'è dell'altro oro, un altro sacco di ferro. Quello di cui abbiamo assolutamente bisogno è il mithril, perché il mithril ci permetterà di avere altri prospector. Questo qua che cos'è? Secondo me è della tin. Ah no, è chromium. Chromium ci serve anche. Quindi mettiamo un receiver pad qua e facciamo TP7 chromium. Ok, perfetto, è chromium, vero? Sì. Perfetto. Allora, coal non ci serve. Tra l'altro qua avevo trovato il mithril, ma naturalmente ne ho trovato un solo blocco, quindi tin ci può servire. E quindi non posso settarlo al mithril fin tanto che non lo troverò. Allora, mettiamo un coso qua e metto TP7 tin. Tin anche ne abbiamo un sacco, ma non si sa mai. Allora, quelli sono dei diamond, quindi direi che possiamo sfruttarli. Però, allora, facciamoci una piattaforma che ci arriva vicino, in modo da non essere poi confusi una volta che arriviamo qua, no? Per essere certi di cosa stiamo cercando. Sì, ok, ho tolto anche dalla cobblestone che non mi aveva fatto alcun male. Allora, facciamo tipo una scaletta fin là. Così. Ecco qua, notte, però non sono tanto convinto del metterlo là, non ci sono degli altri diamond più comodi. Questo qua che cos'è? Tin, l'abbiamo già messo. Quello lassù è un altro diamante, ma che cos'è quello lassù? Chissà che cos'è. Chromium, no, l'abbiamo già preso, chromium. No, grazie, ti abbiamo già preso. Allora... Chromium,
scendiamo un attimo di qua, no? Di qua ci siamo già stati, forse. Qua niente, qua niente. Tra l'altro, ho scoperto una specie di buggino, diciamo. Perché, per esempio, se io faccio così, se cercassi di rompere quello con un mining drill, non posso. Ma se io faccio così, questo è un 3 di profondità, me lo mina e guardate. Ah, no! L'altra volta me l'aveva raccolto normale. Vabbè. Infatti ne ho 20 su. Però non posso farci la statua con quelli. La latro non ci serve, ma altri diamanti non ce n'è più comodi. Eh no, vabbè, lo setterò a quelli che dovevano. Ah, eccolo su. Allora, mettiamo il pad qua su. E facciamo TP7 Diamond. E qua prendo gli altri due, diciamo. Oh, Cripio. C'è qualcosa? C'era qualcosa là sopra di interessante? Secondo me nulla di nulla, però ecco, infatti. No, c'è del chromium, ma va bene, niente di grave. Allora, il gold l'abbiamo messo qua. Niente, questo è quanto. Vabbè, dopo passerò a raccogliere tutto il raccoglibile qua da queste parti. E adesso che cosa settiamo? Beh, potremmo provare a settare il silver. Cosa abbiamo settato adesso? Silver, sì, infatti il silver va bene. No, però noi dovevamo salire di qua. Quindi allora noi potremmo scavare facendo questo modo. Allora, dai, muoviti, move yourself, my little piccino. Quasi quasi dovrei darmi il privilegio di correre, ma non so se posso. Non sono admin di questo mondo, sono un single player. Non so se posso givarmi il privilegio di correre. Ok, la direzione giusta? Spero di sì. Che non stiamo tornando indietro, no, credo di sì. Quei blocchi non mi sembrava di averli visti prima. Mannaggia, dai. Sì, ho visto quel carbone, ragazzi. Non vi preoccupate, me lo prendo adesso perché siamo in missione. Cos'è questo? Tin, vabbè, chi se ne sbatte della tin. Dai, corri, stupido boccia. Guarda come va lento, sta a fare, guarda come cammina. E fu così che passarono 47 ere geologiche. Ok, eccoci qua. Se noi arriviamo qua in fondo, noi possiamo fare tranquillamente, tipo così, e vedere se c'è del silver. Non ce n'è. E di qua? Neanche. Di qua? Neanche. Di qua c'è. Quindi noi a questo punto possiamo fare. Cambiamo in una 3x3. Perché lui esamina in una 3x3, quello è del silver. Allora si vede che questo è silver. Vediamo, abbiamo del silver nell'inventario. 1. Se prendo questo, 2. Visto? Adesso vediamo se ce n'è ancora, se ce ne dà ancora. Assente. Quindi era quello là. Questo è del silver? No, è del chromium, ma ci può servire. Comunque, capito? E quindi a questo punto noi possiamo continuare in questo modo, no? Fare così è assente. Andiamo avanti di. Aspetta, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Assente. 1, 2, 3. Assente. Assente. Presente! Allora, a questo punto qua c'è. Quindi iniziamo a scavare fin tanto che è lui. No, questo è Tin. Però noi continuiamo. Ci ha detto che c'è, quindi lo troveremo, no?
Forse questo? Sì, è lui. Infatti, se lo prendiamo da 2 di silver, arriveremo a 3, no? Infatti era lui, adesso vediamo il nostro prospector se ce ne dice ancora, no, è assente. Perfetto, questo ci velocizza molto di più il percorso di ricerca dei materiali. Adesso vedete, qua c'è, quindi scaviamo, abbiamo pure rotto una torcia. E questo? Sì, infatti, eccolo qua. Papà! E siamo a 4 di silver! E questa è una roba fenomenale. No, scusa. Assente. 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 2, 3. Presente. Allora, qua togliamo. No, è da questo lato la torcia. Perfetto. Allora, noi qua non ce n'era. Questo è silver. No, è tin, quindi non ancora. Continuiamo. Continuiamo, continuiamo, continuiamo. Questo è lui? Sempre tin. Non so se l'abbiamo già preso. Qua, beh, è facile vedere se l'abbiamo già preso. Se ci dà ancora. Infatti, è ancora positivo, quindi c'è ancora. Andiamo in qua. Non so se l'abbiamo preso, controlliamo. È presente, tra l'altro ci prendiamo un po' di questo mese che non fa mai male. No, il mese non abbiamo configurato, vabbè, intanto non è un materiale tanto prezioso, cioè sì, è prezioso, però è poco utilizzato nei crafting. Beh, qua ce n'è uno, lo teniamo. Ah, l'ho trovato tra l'altro il silver, infatti adesso ci dirà che non ce n'è più, vero? No, ce n'è ancora. Tra l'altro guardate come si sta scaricando in fretta il nostro caro amico. Però se riuscissimo a impostarlo sul Mithril sarebbe una grande cosa, perché no, aspettiamo di averne uno basso, dai. Allora, ci dice che ce n'è ancora. Adesso vediamo quando lo incontriamo, allora. Questo altro silver dice ancora che ce n'è, vero? Sì. Tra l'altro la regione 3x3 è molto comoda perché con il nostro mining drill analizziamo proprio un 3x3. Tin, no, quindi ce n'è ancora. Dov'è questo caro silver? Molto lontano era probabilmente. 8? Mannaggia, ne abbiamo trovato un sacco di silver. Ed è ancora presente, ragazzi! Dei diamanti, bello. Quello deve essere. No, forse era silver. No, non era silver, era qualcos'altro. Guardate che ricchezza, quanto stiamo diventando sfacciatamente ricchi, ragazzi! La ricchezza sia con noi. Qua mi sono perso, non so se abbiamo ancora bisogno. Perché questo non me l'hai minato? Ah, ok. Ok, assente. Però nel frattempo guardate quanto Kaiser di. Vabbè, quanto Kaiser abbiamo scavato innanzitutto. Qua ci sarà da ricaricare gli strumenti per un bel po'. Ma quanto diamine abbiamo trovato di interessante? Poi direi che adesso possiamo anche tornare a casa, no? Che dite? Ce ne torniamo a casa? Beh, abbiamo preso comunque 9 unità di silver e non è niente male. Quindi direi che. Go home! Eccoci qua! Tutto buggato, naturalmente. Beh, ok. Allora, adesso direi che possiamo mettere a caricare il nostro prospector bello bellino. E poi dovremmo andare a fare un po' di pulizia, ma credo che per ora non faremo un po' di pulizia, perché da quanto sto registrando. 24 minuti 54! No, è assolutamente troppo. Decisamente troppo. Cosa devo fare in quest'altro episodio? Niente. Il prospector.
Vabbè, comunque, spero che vi sia piaciuto questo episodio. Andiamo nella zona di fine episodio. Buon dì, signor hater. Tra l'altro vi ringrazio perché siamo arrivati a 34 iscritti ed è una cosa davvero bella, sono molto contento. Io vi ringrazio tutti, un giorno lo farò anche persona per persona, ma oggi siamo andati un po' per le lunghe, quindi direi che possiamo concludere qui l'episodio. Io dico che lo scorso episodio nel gioco hanno risposto correttamente in due. Tra l'altro chi non sapesse le regole del gioco sono molto semplici, basta rispondere alla domanda del giorno con un commento e questo funziona praticamente come un gioco dell'oca. Chi vince vincerà, boh, non lo so. Non l'ho ancora stabilito, ma ancora c'è un attimo prima che vinciate. Allora, il primo a rispondere è stato Xander 9000 Able, cioè il nostro Alessandro, che quindi va avanti di 2 punti. No, non è andato avanti, solo di 1. Il secondo è stato il nostro carissimo Sam. Tra l'altro, due bellissimi commenti la scorsa settimana, quindi sono molto contento di entrambe le risposte. Bravi ragazzi! E invece la domanda di questa puntata è: perché ho gli alberi là in fondo che si resettano sempre? Dovrò spostare questa cesta o dovrò, non lo so, radere al suolo tutto quel baradans di fiori bianchi? Guarda, ti prendo a pugni, fiore, guarda. Sei, è colpa tua, è colpa tua. Vabbè, comunque. Torniamo a noi. La domanda di questo episodio è anche abbastanza semplice, però anche qua mi piacerebbe avere un vostro commento abbastanza carino, come quelli che ho avuto la scorsa settimana, che sono stati davvero molto molto belli. Infatti, complimenti, sono stato molto contento. La domanda è: qual è il vostro videogioco preferito in generale? Nel senso, non per forza di quelli che tratto io, quello che vi piace di più giocare quando siete a casa, oppure quello che vi è piaciuto di più giocare quando eravate più giovani. Fatemi sapere. Detto questo, io posso anche salutarvi. Vi invito a mettere un mi piace qui sotto l'episodio. A lasciare un commento, soprattutto per rispondere alla domanda di oggi e per partecipare al bellissimo gioco di Mindtest Ita. E poi a iscrivervi, così potete restare aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno. Se volete cercarmi su Facebook, mi trovate il link in descrizione. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao!